Dai. Tutti uguali. Tutti uguali. Ho beccato ancora ferrata qua, Sapevo, Esatto, terza volta che mi dici, qua c'è. Allora facciamo cacciando la telecamera, adesso. Yeah. Perfetto, con telecamera accesa e due. E Alessio piange, non ci prende più niente, Masaciuccoli. Un tempo facevo 30 pesci, adesso non prendo più niente. Piagnistei. Belle grasse. I giovani piangono di già, pensa che non c'è la mia età. Bello, un nanetto che segue. Non molla, Non viene sulla mamma a mangiarlo. Dai, allora, come lo vedi questo Massa? Raccontamelo, sai che io un po' che non vengo, Non è più il paradiso di una volta. Come numero di pesci, come taglia, come tutte e due? Come tutte e due. Qualche bel pesce è rimasto, però generalmente c'è un po' meno pesce. Però ci si diverte sempre, no? Certo. E quanti pesci fai al giorno di solito? Da una diecina di media. Poi varia anche dalla giornata, ci sono volte dove puoi prendere di più, magari giornate apatiche dove fai molta fatica e ne prendi un po' meno. Devi girare molto? Un motore sostanzioso ti dà una mano per girare, perché ci sono pesci un po' sparsi. E alcune volte anche distanti, cioè punti distanti uno dall'altro, e quindi avere una barca un po' performante delle volte aiuta. Ascoltami, ma quando viene Masaciuccoli ti porti tante canne o te ne porti poche? Cioè, nel senso, quelle che ti porti in più te le porti per, ma si sa mai, o te le porti perché effettivamente possono servire? Di solito vado via con poche canne, quelle mirate. Però quando mi devo preparare comunque una gara o faccio una gara, generalmente un paio sempre in più, con delle idee mie che ho in testa, le porto sempre. Quindi le porti perché servono? Sì. Non perché dici vabbè, si sa mai.
No, possono dare una mano, poi ci fai qualche lancio, vedi, diciamo che ti adatti anche un po' anche alla situazione. Mm-hmm. In base alla situazione possono servire, altrimenti no. Anche perché la pesca comunque a Massaciuccoli bene o male è sempre quella, no? Sì. Molto canneto, sì, molto Texas in canneto. Molto Texas in canneto. Molte... Ci puoi abbinare un po' di pesca veloce. Mm. E poche canne da spinning, almeno io la interpreto così, poi... Ok. Vai che c'ho la telecamera attaccata. Un altro pesce. Pesciotto. Un altro pesce. Sono bellissimi però. Ah, ma sono bellissimi, ma che piccolino. Ma che bello. Di misura. Sì. Bellissimo. Senza un segno. Sì. Di misura. Di misura. Ma che bello. Yeah. Super. Bene. Se no, se devo venire in 5 ne faccio uno e basta l'anno e basta. Oh, finalmente. Finalmente. Sì. Ma chi se ne frega, finalmente! Ma non lo, secondo me no, però un bump the stamp clamoroso. Bravo Quinta, bravo Quinta, bravo, vi faccio un applauso da solo. Bravo Quinta, finalmente! Era anche discreto. Pesci volanti! Vai! Va bene, lo prenderò anch'io prima o poi. Uno l'ho slamato, poi ho fatto delle fantasie, ho cambiato delle batterie della GoPro. Però andrò a sera, lo prendo. Ti avevo detto che qui c'era il mio paraggio. È l'una, me l'aveva detto, io mi sono messo a cambiare le batterie. Vedi, qui non puoi mai niente. Gioco con le batterie la mattina e la sera. Quando mi dicono le cose non le faccio. Va bene, ciao. Eccolo lì! L'hai visto quel gorgo? Maledetto! Mi ha pizzicato l'esca e poi se n'è andato! Maledetto! Questo era un pesce, 100%. Dai, siamo vicini Quinta! Siamo vicini! Finalmente! Non ci posso credere! Incredibile! Oddio! Fantastico! Ce l'ho fatta! Finalmente ho preso un pesce! Meraviglioso! Guardate che bello! È lungo, non lo so, 10 cm. Ciao! Finalmente l'ho preso! Che bello! Thank you.
Qua ho sempre preso un pesce. Anch'io. Infatti ce l'ho. Bello. Oh, finalmente! 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 Yes! Ma che bello! Questo è bello! Massa Chukui d'origine! Sono forse perché è un largo da 14 kg. Io vi racconto e va mentre lui pesca, perché ho già capito che lui deve pescare, perché altrimenti io invece sono vecchio e gli faccio vedere l'esca. Vi faccio vedere con cosa è pescato questo giovane angler qua, che vi ricordo sempre comunque campione italiano in carica, che lui non lo dice perché è timido, lo dico io, a parte che l'ho scritto dappertutto, quindi va bene. Un bel cranchettino, guardate che bello, cranchettino piccolino, sciallo, perché a Massaciuccoli c'è poca profondità e poi il pesce sta intorno all'erba e intorno agli alberi e intorno alle baracche, quindi un bel colore che mi piace molto. Questo crank poi è anche molto usato, si vede qui, sei bucato, sì. Vedi, bello usato, ci monta un moschettone, io non ce l'ho molto moschettone, però lui gli piace, quindi va bene così. E ancorette anche grandicelle, bello sciallo, mi piace molto, canna abbastanza regular. Poi un piombo di quelli giusti da flipping, che però oggi non mi sembra che abbia usato, quindi secondo me il pesce oggi era un po' sciallo, esatto, era un pochino fuori, abbiamo trovato fuori con l'esca trascinata. Adesso poi ve ne parlo tra secondi, perché anche qua lui vi ha nascosto tutto, ma io no, io sono in acqua. Poi piombo a Texas, questa invece l'hai usata, questa è l'innesco di oggi, non c'è più l'esca, ma adesso ve la faccio vedere, non preoccupatevi. Piombato un quarto tungsteno, ovviamente un amo non tanto grande, e appicciato intorno alle cover, ho flippato intorno alle cover con un recupero un pochino particolare che poi ne parliamo. E qua cosa c'ha il giovane? Uno spinnerbait con cui ci ha pescato questa mattina, bello, non tanto grande, white chart, doppio willow. È un custom o no? No, non so di che marca è, però è sicuramente un trottai perché c'è scritto sopra, sì. Doppio willow, però con delle palette un pochino particolari, interessante, molto fine, piccolino, la testa è grande e le palette piccole, sì. Molto molto bello, bravo, interessante. Poi c'avevo una canna da spinning e adesso c'è una canna con la rana bianca. Adesso vi faccio vedere la sua esca. Eschetta di ale oggi, un gambero. Tra l'altro semplicissimo, senza appendici, senza esche mirabolanti, senza zampette particolari, un classico gambero. Più semplice di così si muore, la semplicità fatta a pescatore. Oggi ho visto un pescatore estremamente semplice che fa le cose per bene, lancia bene, buca un sacco di pesce perché mi ha fatto così. E colore classico di Massaciuccoli, no? Red Shed, più classico di così. Questo Massaciuccoli è stato il primo posto dove è esploso il gambero della Louisiana, era ovunque. Io mi ricordo nel 2000 quando venivo a fare le vacanze qua e c'era già gambero della Louisiana ovunque, quindi è il cibo principale di Massaciuccoli insieme al cefalo, giusto? Sì. Sono cefali, quindi bianco, questi colori qua sono i migliori in assoluto per Massaciuccoli. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it.